E oggi vi facciamo il culo a tutti, eh? Tu meno di me, io gli faccio di più il culo. Tu assisti semmai, Io mentre che io assisto. gli faccio il culo. C'ho da garante. No, fai il mio garante, togliti la maglia per favore. Facciamo un posing come si deve prima di iniziare a destreggiarci. Con grande. Ma che schifo. Appena fatto colazione. Occupi tutto lo schermo, però. Schiena. Ok, partiamo allora. Esercizi per i. Fagli vedere. Per i bicipiti. Come hai fatto a saperlo? Mi hai guardato. Non te lo dici. Guardate i bicipiti. Fagli vedere i tuoi bicipiti. No, 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 dai. No, dai. Guardate i bicipiti di Franco, fagli vedere. E questi qua sono i bicipiti di Franco, questo qui è il braccio grosso di Franco, vedete, lui lo lascia proprio così staccato dal corpo perché diventa più sottile, come una sottiletta. Allora partiamo per scale di intensità, esercizi per i bicipiti che si possono fare a corpo libero senza nessun peso aggiuntivo esterno, ok? Però io ho detto peso, ma come riscaldamento io vi consiglio sempre, io lo faccio quasi sempre, cioè anche se non devo allenare direttamente i bicipiti, no? Franco! Fa vedere. Piede dentro, altro piede dentro. Più lo intensificate, cioè più lo tirate, più diventa intenso, ovviamente con l'elastico. Andiamo a fare delle carlate. Ok? Come riscaldamento. Basta. Come primo esercizio. Qua non mi sono preparato, andrò un attimino tutto a intuizione. Ok? Simulazione di Efesto, oppure bicep curl a corpo libero, oppure Efesto lean, no? Na? Na. Chi è che fa così? Il tuo padre. No, il tuo. Allora, da così, ok? Dobbiamo camminare giù, più andiamo verso il basso più diventa difficile, più stiamo in alto più diventa facile. Quindi troviamo una via di mezzo, mani in supine, quindi così si afferra, non che... Perché poi io lo spiego, no? Io, minchia. Sai quante volte dal vivo ho insegnato questo esercizio? Sì. Cioè, tipo, ogni volta dicevo, dovete afferrare così. Allora, facciamo proprio vedere così. E arrivava uno. Ci mette così. E poi, io non riesco. Non riesco. Ma io non riesco. Ma io non riesco. Che non dà il pero. Ragazzi, queste persone qua. Quelli che. Pam! Pam! Così. State attenti, quindi, a dirmi che non riuscite. Da così. Andiamo a tirare. Carlata. Esatto. Blocco qua di 3 secondi. Facciamo così, come metodologia è bella. Torno giù, ok? Allora, in questo caso qua la sbarra qui è molto alta. Con un supporto più basso, di solito le parallele sono più basse, magari in altri parchi, qua sono un po' alte. Più è basso il supporto, più avete difficoltà, ok? Perché più è alto, più rimanete in alto anche voi. Quindi, vado a tirare di bicipiti, torno. Tiro, torno, ok? E questo è il primo esercizio, e qua, fin qua, è tutto facile. Ma arrivano le cose difficili, perché si possono fare le skill in supinazione. Una skill molto semplice, come il back lever, fatta con la mano supina, diventa, ho detto difficile o facile? Facile. Facile. Perché facile è. Facile per te, che non riesci a fare tutto! No, è facile in generale, anche se per te è difficile. Il back lever è facile, perché è una skill abbordabile, è una delle prime, ci vuole poca forza per farla. Quindi, Franco, oh! Proviamo! Ci sei, sveglia, Franco! Stai calmo, Io sono un garante. Sei stamattina? Sei un garante? Sei agitato. Sei un garante? Non hai mangiato colazione? Niente! Un esercizio facile come il back lever. Cosa hai mangiato a colazione? Io crepe. Crepe con? Crema di nocciole. Nocciola, burro. Quanti grammi? 10, 8 grammi. Stamattina 8. La colazione dei campioni. Sono tenuto leggero oggi. Allora, un esercizio facile come back lever fatto in supina diventa molto più complesso. Perché? Perché ovviamente è molto più coinvolto il bicipite, tantissimo. Infatti si utilizza come condizionamento per skill avanzate, agli anelli o altro. Quindi, facciamo vedere un back lever, Franco. No, no, prono, non supino. Back lever. Devo lasciare. Ma ti stai complicando la vita, Franco. Stendi le gambe. Così, così è un back lever normale, ok? Stacco di patate. Quello lì è un back lever.
rimani così. Partite piano, anche se avete un back lever full, fatelo in tac, in supino, ok? Perché va a condizionare qua, anche se non sentite troppo male, voi partite piano, ok? E lo potete utilizzare veramente come buon metodo di condizionamento, per poi andare a zavorrarlo. Back lever zavorrato supino è bello tosto. Tu sei tosto? Sei tosto? Sei tosto, no? Vieni, vieni, vieni. Siamo a due esercizi. Siamo a due. Il terzo è per quanto riguarda il front lever. Si può fare front lever supino, ma una bella bicipitata. Crescono, una come crescono i bicipiti? Eh? Come crescono i bicipiti? Tu sei una quadricipitazione. Dillo, dillo. Una quadricipitazione. Allora, il front lever in supino si può andare a bicipitare facendo o una pullata o un ice cream maker in supino. Guarda che bello. Parto da così. Questo. No, il supino, allora, sinceramente a me non cambia molto, ma dovrebbe essere un po' più complesso. Ok? Franco! Ok, ok. Franco! Mi guardo. Inoltre. Tu ce l'hai la forza in te. Tu ce l'hai la forza. Sei forte. Ti devo agitare per bene. Io ti shakerò come una banana. La banana marcia, vai, prova a fare qualcosa di questo. Una qualsiasi cosa. Ma più che schifo tutti i funghi che hai in schiena. Minchia, Franco voleva fare il front full. Non in full. Vai, chiudi. Vai l'ice cream maker. Oh, su. Torna, vai, chiudi al petto. Chiudi. Torna giù. Bravo Franco. Bravissimo Franco. Campione Franco. In ultimo, l'ultima skip è la planche, ovviamente, che si può fare anche quella in supina, molto utile per il bicipite, come se non lo sapessero. Ok, proviamo a fare un hop. 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 Togliamo le scarpe perché è dovuto. Ok. Dai. Manca poco. Il bicipite. Anche questo, fate io. Non manca tanto. In allenamento ce l'ho. Ce l'ho. A freddo un po' meno. Poi ieri, ieri vabbè, ho fatto quasi tre allenamenti, perché poi siamo venuti al parco. Come? Ho fatto due allenamenti e mezzo ieri. E poi ieri sera ci siamo allenati ancora. Siamo usciti, siamo andati al parco, è rimasto l'app e tutto. Comunque sia, la planche in supina si può fare o a terra, mettendo la mano così. Si parte dalla planche lean, ovviamente, supina. Ok. È fermo? È indietro l'orologio? Che ora è? Non lo so. Ce l'avete voi, io non ce l'ho. Garante? Meno 5. Mancano 5 minuti, abbiamo 5 minuti, ragazzi. Vediamo un attimino. Devo già essere in macchina, con la macchina accesa. Tra 5 minuti Franco dovrà essere con la macchina accesa. Ma dove devi andare, Franco? In banca. Alla forare. Franco, ragazzi, deve andare a lavorare. Scrivete sotto nei commenti Franco operaio, se siete arrivati fino a questo punto, perché è dovuto. Se siete fino a... Ovviamente oggi video più leggero, più fruibile, tranquilli, così. Siete contenti lo stesso, no? Però l'arachiri, Franco, è da fare. L'arachiri è da fare. Mi ammazzi in front lever? Franco! Come vuoi. Sembri fai vedere gli aci. C'hai i capelli ingellati. Allora, non ti viene bene come ieri. Io adesso vado su in front lever full e tu pa! Devo saltare. Ma che saltare? Fai arrivare una coltellata dall'alto o anche dal basso. Anche nella schiena, è vero. Nella schiena. Scegli tu. Che ti immagini che ti spunta tutta la katana dalla pancia. Più bello da dire. Scusa.
scusa, ma... Sono veri, no, in testa, che magari poi diventa più rincoglionito, ecco. Di come già gli fa male tutto il nervoso che hai, sfogati tutto il nervoso. Dai, che fa cazzo, ho sbavato. Li sto guardando come se fossero delle Peugeot. Peugeot Alfa 307. No, Peugeot Alfa. No. Non mi intendo di macchine, Franco. Alfa Mito. L'Alfa Mito? La Mito. Vi do un bel saluto. Tu sei maluducato? Non saluto. Maluducato. Non saluto più io. Mi ho tolto il saluto.